Ciao a tutte ragazze, bentornate sul canale. Oggi rispondo a una richiesta che qualcuno di voi appunto mi ha fatto su un video che volevate appunto girato e quindi eccomi qua. A proposito di questo, devo salutare una ragazza, Elisa Cammarata, si chiamava Elisa Cammarata, sì, l'avevo puntato, che mi ha chiesto di salutarla in un video appunto spacchettamento, però lo sto ricordando adesso e quindi ti mando un bacione, Lisa. Lei, se non sbaglio, ha comunque un canale qui su YouTube, quindi nel caso vi lascio il link qui sotto ed è comunque una presentatrice, se non sbaglio. Quindi Elisa, io ti ringrazio per vedere sempre i miei video. Ovviamente, se qualcuno di voi vuole essere salutato nei video, ovviamente a disposizione, e comincerei subito con questo video, che è un video molto particolare, o comunque un video di un argomento che ho affrontato diverse volte nei vari video, però scusate, mi metto un po' più comoda, però ecco, ne parliamo un po' insieme. I miei video sono pazzeschi. Ne parliamo un po' insieme perché è un argomento che interessa molto, ovvero lo smaltimento make-up. Come farlo? Diciamo che ci sono delle piccole regole che io ho messo a punto e del quale voglio parlarvi, perché il segreto non è non acquistare make-up. Il make-up deve essere acquistato, però bisogna cominciare ad acquistarlo in modo un po' intelligente. Perché comunque da un po' di tempo, adesso scusate, ma forse non sono messa a fuoco. Mi mette a fuoco, fotocamerina. C'è stato un periodo di tempo nel quale comunque si tendeva ad accumulare, si era fighe se si accumulava tanto make-up, se si aveva di tutto, eccetera. C'è stata poi una controtendenza, se ci fate caso, e in realtà la tendenza adesso nuova è quella di, infatti lo vedete con i vari video smaltimento, decluttering e cose varie, è quello di eliminare quanto più make-up possibile. Sui video decluttering, se non sapete cosa sono, c'è una playlist sul canale, quindi potete andare, c'è la playlist smaltimento make-up, in cui ho inserito anche i video decluttering, perché ovviamente il principio è sempre quello, cercare di non accumulare in forma malata il make-up, o comunque di anche accumularlo, però senza farlo scadere, o comunque senza sprecarlo, perché ovviamente voi pensate sempre che un fondotinta è una cosa che vi serve, ma qui ci sono i vostri soldi e quindi ovviamente dovete sfruttarlo. Non ha senso comunque avere 15 fondotinta e non utilizzarne nemmeno uno, e magari essere delle persone che non utilizzano nemmeno uno di questi fondotinta. Allora, io che cosa ho fatto? Oltre al decluttering, che comunque è un video che io ho girato da adesso, da quando appunto sono usciti, ma è una cosa che facevo molto spesso. Io molto spesso, una volta a settimana circa, faccio una pulizia profonda della postazione make-up e del make-up, cioè con una pezza pulita cosa faccio? Passo la pezza attorno ai vari prodotti, elimino magari il prodotto che c'è in più, ad esempio adesso non l'ho pulito, il fondotinta è tutto sporco. A me questa cosa dà fastidio perché mi impastrocchio tutta e quindi una volta a settimana vado lì con la pezzetta, passo, vado a lucidare tutto il pack. È una mia malattia che ho, una mia cosa così. E quindi io cosa facevo? Quando io faccio questa operazione, una volta ogni tanto mi accorgevo che magari avevo dei prodotti in scadenza o dei prodotti che stavano per scadere o dei prodotti diciamo doppioni, e quindi mano a mano ogni tanto me la pensavo e dicevo: aspetta, ho due palettine tutte uguali, magari questa la regalo a un'amica, alla mamma, alla nonna, alla persona che magari utilizza quel prodotto, magari lo utilizza più di me e quindi magari lo regalo a lei. E quindi questa è una prima regola. Non bisogna fare il decluttering solo per i video, ma potete farlo benissimo anche voi a casa. Magari una volta a settimana, magari mettetevi lì, o magari una volta al mese, e pensate appunto a quello che avete. Questa cosa vi aiuta molto per la seconda regola, che secondo me bisogna utilizzare.
ovvero fare shopping consapevole. Cosa significa shopping consapevole? Ognuno di noi, penso, nel make-up ha un prodotto del cuore. Per alcuni può essere un rossetto, per alcuni un mascara, per alcuni una matita. Io, ad esempio, ce l'ho in particolar modo per gli ombretti. Ne compro veramente tanti. Lo vedete nell'ultimo video sui prodotti acquistati da me, l'ultimo video haul di Avon. Io guardo sempre gli ombretti. Non guardo tanto il fondotinta, non guardo tanto il correttore, guardo moltissimo gli ombretti e quindi ne acquisto tanti. Però, facendo il decluttering, facendo comunque un esame degli ombretti che ho, magari ho notato che ho molte, molte, molte palettine nude. Non ho, ad esempio, cioè non è il mio caso perché comunque io ne ho di ogni tipo, però magari mi mancava quell'ombretto, ed è così che ho acquistato l'ultima palette, l'ombretto per fare la sfumatura nella piega dell'occhio, che sarebbe praticamente questo. Io questo l'ho un po' levato, quindi non è il colore intenso, quindi un color caramello che vada a illuminare, ma soprattutto riscaldare comunque l'occhio. E quindi c'era questa palettina, costava poco. Ho pensato di prenderla, quando ho visto il prodotto dal vivo ho detto ok, questo è proprio il colore che a me serviva, che dovevo andare ad acquistare. Quindi farsi un po' una lista delle cose che si hanno. Ad esempio, io per molto tempo ho accumulato tantissime matite nere. Ogni volta che c'era un'uscita di una qualche matita nera della Color Trend la prendevo sempre, nera magari coordinata con altre. Ebbene, io ho provato ad utilizzare, diciamo, a non comprarne più. E vado all'altra regola perché sono tutte un po' concatenate, è proprio uno stile nuovo che dovete avere, quello appunto di sfruttare quello che si ha. Ho fatto questa cosa, io mi sono messa davanti tutte le matite e ho visto qual era la matita nera, tutte le matite nere che avevo, e io praticamente nel corso degli ultimi mesi ho praticamente usato sempre la stessa matita, cioè praticamente mi serviva una matita nera, mentre prima io avevo tutte le matite messe lì e ne prendevo una ogni tanto, mi sono messa da parte una matita nera per volta. Queste sono le matite doppie che io avevo della Color Trend. Scusate, una si è persa per strada perché questa si è incastrata, ok? Avevo tutte queste matite doppie, quindi da un lato nero, dall'altro lato appunto colorate. E io sono riuscita nell'arco di 2 mesetti, non di più ragazze, a consumare praticamente ho 3 matite blu che devo consumare. Qui arrivava la mina della matita nera, perché ovviamente ho utilizzato anche quella blu, e le ho consumate tutte e tre. Quindi non c'è più la matita nera. Oltre che utilizzare sempre la stessa comunque matita. E qui arriviamo all'ultima regola, quindi, come vi dicevo, qui già mi sono ricollegata, quella di sfruttare appunto tutte le cose che si hanno, quindi sfruttare il make-up. E andiamo all'ultima regola vera e propria, la quinta regola se non sbaglio, in cui vi dico procuratevi una pochette. Io mi sono procurata questa qui della NYX, vi ho fatto un video haul su quello che c'era qui dentro nella pochette, adesso la chiudo. E metto qui quest'altra boccettina con dentro le matite. Procuratevi una pochette grande, io la tengo sulla postazione make-up, quindi su quel tavolo lì che vedete lì dietro di me, e all'interno mettete tutti i prodotti che voi utilizzate ogni giorno. Se non è una pochette, può essere un qualsiasi altra cosa, un cestinello, una scatola, qualsiasi altra cosa. Sul contenuto di questa pochette io magari potrò farvi un video a parte se vi interessa, perché parlando adesso, farvi vedere tutto adesso diventerebbe un video troppo lungo, quindi magari vi faccio un video a parte, magari lo registro già da ora. Io qui ho messo tutti i miei prodotti, quindi un primer, un fondotinta, un mascara, e io utilizzo solamente questo. Ovviamente, se ho un vestito rosso, se voglio fare un make-up sui toni del rosso, qui ad esempio non trovate rossetti se non uno, questo qui, che è un rossetto nude che io utilizzo tutti i giorni.
Quindi ho fatto una selezione di tutti i miei rossetti nude, ho visto quello lì che aveva meno prodotto, che quindi potevo finire prima, e ho deciso appunto di mettere questo all'interno della pochette. Avevo ho tante palettine nude, ne ho scelto una e ho messo questa nella pochette, perché quotidianamente mi sono accorta che ultimamente sarà un po' la vecchiaia, prima facevo sempre 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 make-up colorati, ora faccio sempre make-up nude, e quindi cosa ho fatto? Ho scelto di una palettina nude. E ho pensato di utilizzare quella finché non l'ho finita. L'ho fatto anche in precedenza, comunque con un'altra palettina. Io così nell'arco di un annetto circa ho finito una palettina di ombretti, che è una cosa impensabile. Scusate, una chiamata, una cosa impensabile se voi non avete praticamente la costanza di utilizzare sempre quella palettina. Ovviamente, come vi dicevo, se avete un vestito particolare, se dovete fare un make-up particolare, poi a giro utilizzerete anche gli altri prodotti ed è importante utilizzarli. Però cercate di utilizzare sempre lo stesso prodotto per tipologia. Magari segnalatevi fra i vari rossetti rossi, quel rossetto rosso che state per finire e utilizzate sempre quello. Questo è l'unico sistema, queste sono le regole un po' più importanti che io mi sono fatta sullo smaltimento del make-up. Ragazze, spero che questo video vi sia stato utile e fatemi sapere voi che cosa ne pensate e ovviamente se avete richieste per altri video scrivetemi sempre qui sotto. Io per adesso vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!